Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi unboxandoli. Come sapete, domenica scorsa è stato il mio compleanno e ho deciso di trascorrere questa giornata ricchissima al Toissimi, che è una fiera di Roma dedicata al giocattolo vintage e al retro gaming. Si è trattata un po' dell'occasione perfetta per fare qualche recupero succoso che vi mostrerò fra poco, ma anche di un'ottima occasione per incontrarvi dal vivo. Mi fa sempre molto piacere quando mi venite a salutare. Ed è niente, è proprio emozionante incontrarvi dal vivo. Tra l'altro alcuni di voi hanno avuto la dimostrazione che Shigeru Gachoppo esiste, è una persona in carne e ossa. E a proposito di Shigeru Gachoppo, no, non ci sarà in questo video, tornerà probabilmente in uno speciale di Natale, ma ci tenevo a sottolineare che questa volta non mi devo giustificare per le cose che ho comprato, perché Shigeru Gachoppo è complice al 100%. Perché l'unica persona che doveva fermarmi in questa follia in realtà ci ha messo il carico da 90 sopra, perché le cose che vi mostrerò oggi sono in realtà il regalo di compleanno e di Natale accorpati insieme, fatti proprio da Shigeru Gachoppo. Anche se poi credo che la vera dimostrazione d'amore è stata quella di farmi compagnia per più di 3 ore facendo avanti e indietro in una fiera del giocattolo vintage, dove probabilmente a lei gliene fregava meno di zero. Questi sono i veri gesti da apprezzare fino in fondo. Detto questo, se siete nuovi iscrivetevi al canale, perché siamo a un passo dai 40.000 iscritti, quindi mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. E come al solito un grazie gigantesco a Autogi Retro Games per sponsorizzare anche questo video, e diciamocelo, è un po' lo sponsor perfetto quando si parla di retro gaming. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Allora, lo avete visto in copertina e questo è un po' il pezzo forte, anzi un po' il pezzo più ingombrante dei 3 recuperi che ho fatto al Toissimi, e si tratta di un Super Famicom Jap boxato e completo di tutto. Un acquisto di cui vado orgogliosissimo per diversi motivi. Innanzitutto perché non ho un Super Nintendo boxato, e questa cosa me la sento proprio come un buco all'interno della mia collezione. E quando ho visto questo venditore, che tra l'altro aveva della roba assurda, principalmente tutta roba Jap, Super Nintendo, Game Boy, ma anche Mega Drive, aveva veramente dei pezzi da collezioni pazzeschi. Non solo, comunque questi oggetti non erano poi così comuni da vedere, non era roba che si incontra tutti i giorni, ma in più le condizioni erano eccellenti. E quando ho visto questa pila di Super Famicom venduti a 70 euro, ho detto no, qua ci deve essere la fregatura, perché il prezzo è super conveniente. In realtà questo Super Famicom ha solo un difetto principale, e lo andremo a vedere, però intanto volevo farvi vedere un po' le condizioni della scatola. Il design è molto diverso tanto dalla versione europea, con cui condivide però il design della console stessa, quanto dalla versione americana, con cui proprio esteticamente non c'entra nulla tanto nel design del box quanto della scocca della console, perché è molto più colorato e giocoso rispetto alle altre due versioni. Ovviamente questi sono i colori iconici del logo del Super Famicom, del Super Nintendo, che poi vengono ripresi anche sul controller, e di cui si sta discutendo tanto negli ultimi giorni proprio per i rumor relativi a una Switch 2 e al possibile nome che potrebbe essere Super Nintendo Switch. Allora, la scatola in realtà è molto spartana, perché è composta soltanto da questa sovraccopertina superiore e dal polistirolo interno. E ci sono tantissime cose da dire, vi avevo anticipato, però intanto vi faccio vedere alcuni dettagli del cartone esterno. A parte, guardate che figata che ogni lato del box riprende uno dei 4 colori principali su cui è costruita tutta l'identità grafica della console. La trovo una cosa bellissima. E in più c'è una cosa molto particolare: io, non avendo mai visto un box del Super Famicom da vicino, non conoscevo, ma ci sono delle pieghe che sono fatte apposta a triangolo su tutti e due i lati lunghi del box. Non so bene quale potesse essere l'utilità di questa cosa, però insomma sono così, ho controllato tutte quante, non è il box spiegato, ma tutti quanti i box presentavano questa particolarità. Il box è in condizioni eccellenti, anzi penso addirittura di averlo un pochino rovinato trasportandolo poi in motorino, non è stato proprio un viaggio semplicissimo, però gli angoli sono tutti quanti
integri, insomma si tratta comunque di una console che ha una trentina di anni alle spalle, se non addirittura di più, no, dovrebbe essere intorno ai 30, e niente, sono super felice di avere questa... finalmente un bel box tenuto come si deve, preso poi a un prezzo straporaccio di forse una delle mie console preferite di sempre. Probabilmente il Super Nintendo arriva subito sotto al GameCube, la console su cui ho iniziato a videogiocare e verso cui nutro un quintale d'affetto praticamente. Quindi bene così, però vi faccio vedere il contenuto di questa scatola. Altra cosa da non sottovalutare, i polistiroli, anzi il polistirolo è in ottime condizioni, solitamente si tende a danneggiare soprattutto i divisori interni, questo invece è integro e in ottimo stato, e abbiamo tutto quanto quello che dovrebbe esserci all'interno della confezione, ovvero la console, il corpo macchina e due controller. Oltre ai controller c'è anche l'alimentatore giappo, e sotto al secondo controller c'è il cavo video. È importante ricordare che questi alimentatori non vanno bene in Europa, e volendo sì si può mettere un alimentatore PAL europeo sul Super Famicom giapponese, la console parte anche, ma non è consigliato farlo perché c'è un problema di differenza tra corrente alternata e corrente continua, insomma non è proprio il massimo, comunque funziona. La cosa consigliabile è quella di mettere uno step down converter a questo alimentatore qua, per fare in modo che non ci siano problemi di incompatibilità una volta che si collega alla rete elettrica la console. Come potete vedere però c'è un bel difetto, che in realtà però è anche una cosa abbastanza eliminabile, o comunque ci si può rimediare, ovvero la console è fortemente ingiallita. Ve ne rendete conto anche guardando semplicemente la differente colorazione dei due controller. Questo in realtà è un problema comunissimo con questo tipo di plastiche usate negli anni 80 e nei primi anni 90, che tendono a ingiallirsi proprio in questo modo. Però ci sono delle pratiche abbastanza semplici da fare, ma in termini di tempo sono un po' dispendiose, che vengono accomunate sotto il nome di Retro Bright, dove sostanzialmente è possibile ripristinare il colore originale della console, però ci si perde un po' di tempo. Si tratta insomma di una sorta di pulizia con composti chimici fatti in casa, così sembra pure una cosa avventurosa, che può donare insomma nuovo lustro alle console. Si tratta solo di un difetto estetico, fortunatamente è un difetto estetico eliminabile, aggirabile. Oltre a questo, tra l'altro qui abbiamo un adesivo che indica 69, in realtà la console veniva venduta a 70 euro ma mi è stato fatto uno sconto a 65. Abbiamo tutta la manualistica del caso, e ora ci tengo a farvi vedere una cosa fondamentale. Non sono un super esperto, ma questa dovrebbe essere al 100% tutta la manualistica che si trovava all'interno di uno SNES nuovo di zecca. E abbiamo insomma vari foglietti illustrativi, due per la precisione, che spiegano come funziona l'adattatore di corrente, e poi immancabile il libretto di istruzioni che spiegava tutto il setup della console e il primo avvio e via dicendo. La cosa però assurda, a parte che il libretto è in condizioni perfette, e questo mi rende felicissimo, c'è un dettaglio che fa aumentare notevolmente il valore della console, ed è un qualcosa che i collezionisti più duri e puri magari ricercano. Per me non è una cosa così fondamentale, però visto che c'era è un di più sicuramente molto apprezzato, ovvero abbiamo quello che in gergo viene chiamato serial matching. Infatti se prendiamo il retro della console abbiamo qua uno sticker con il numero seriale del macchinario che corrisponde al numero seriale riportato sul libretto di istruzioni. Questo significa che questo box è il box originale in cui era venduto questo Super Nintendo, quindi non si tratta di una scatola ricomposta prendendo vari pezzi da hardware diversi. Per molti collezionisti è importante, a me non è che me ne freghi più di tanto, però ecco, di sicuro è un di più apprezzato che rende effettivamente, a mio modo di vedere, questo un ottimo acquisto. Però insomma magari aspetto di sapere anche la vostra nei commenti. Magari la cosa dell'ingiallimento per alcuni potrebbe essere un problema, per me insomma lo è relativamente, anche perché c'è una cosa che Shigeru Gachoppo non sa, e
che di sicuro io non gli dirò, ma insomma con questo video scopriremo se lei effettivamente guarda i miei video o meno. Quello che non sa è che io non ho un Super Nintendo boxato, però insomma non è che sto proprio a bocca asciutta, ecco, per quanto riguarda la seconda home console di Nintendo. Tra l'altro anche questa è un po' ingiallita in alcune sue plastiche, nulla di così problematico come la versione che ho appena acquistato. Tra l'altro, come vi dicevo, vedete, possiamo fare un confronto tra la versione PAL europea e quella giapponese. Le console sono sostanzialmente identiche, cambia ovviamente il nome riportato e anche sull'inserimento della cartuccia. Qui c'è scritto PAL version, qui c'è scritto usate soltanto le cassette del Super Famicom, però per il resto sono identiche a livello di connessioni, anche sul retro presentano gli stessi input, ed è per questo che si può riutilizzare lo stesso tipo di alimentatore, anche se poi, come vi dicevo, non è consigliabile switchare, cioè associare a un Super Famicom un alimentatore europeo. Non dovrebbe succedere niente, ma se succede, poi insomma eviterei, ecco. Quindi Shigeru Gachoppo sapeva che ho già due Super Nintendo funzionanti? Non lo so. Vedrà mai questo video? Speriamo di no. Bene, tolta la console, ora si passa ai videogiochi, ma prima vi parlo un attimo dello sponsor di oggi, che è come al solito Otoji Retro Games, il sito perfetto per gli amanti del collezionismo e del retro gaming. Vi ricordo che fino al 25 novembre è attiva la settimana del Black Friday e in particolare c'è uno sconto del 20% su tutto il catalogo PS4 e Xbox One. Lo sconto si applica direttamente al checkout, quindi vi consiglio di andare a rovistare subito il catalogo di queste due console sul sito di Otoji, perché ci sono tantissimi titoli strameritevoli a prezzi già stracciati di loro, in più anche scontati del 20%. Tra questi ci sono anche dei titoli sealed, quindi nuovi di zecca, e questa è proprio l'occasione perfetta per farsi un bel recuperone massiccio di titoli old gen da giocare poi in retrocompatibilità sulle console next gen. Un grazie gigantesco a Otoji Retro Games per aver sponsorizzato anche questo video, e noi passiamo agli ultimi acquisti. Due giochi del GameCube, e si tratta anche qua di un recuperone assurdo. Veramente ho girato la fiera in lungo e largo per 3 ore, puntando tutte le cose interessanti, facendo scremature, pensandoci, ripensandoci. Alla fine sono giunto a questi acquisti perché secondo me erano, almeno per i miei gusti e per quello che mi serve al momento, erano le cose più interessanti da avere. Si sa, quando poi si parla di GameCube impazzisco abbastanza. Ci tengo a precisare che si tratta di due titoli che conosco ma che non ho avuto mai in collezione, per questo sono ancora più felice di averli recuperati a un prezzo stracciato. Ora, Mario Golf Toadstool Tour di sicuro non è il gioco più raro in assoluto per Nintendo GameCube, anzi per essere un gioco di Mario è abbastanza comune e soprattutto viene venduto a prezzi vantaggiosi. Quello che c'è sotto però di sicuro è un altro livello di rarità, ovvero abbiamo Product Number 03, o anche PN03, come lo chiameremo noi. E vi dico subito quanto mi è venuto a costare il tutto. Questo veniva venduto a 100 euro e questo a 30 euro. Io non so perché, probabilmente al venditore gli stavo simpatico. Gli è stato anche detto, guarda che questo è uno che c'è il canale YouTube, è uno forte, è un malato di Nintendo. E lui ha detto, guarda, non dire che te l'ho venduto io. Però ti faccio un prezzaccio. E niente, sono riuscito a portarmi a casa questi due giochi a un totale di 70 euro, che magari vi sembrerà tanto per due retro games, però vi assicuro che, insomma, ci può stare come spesa. E ho anche provato a fare la poracciata massima, a dirgli, ma se li prendo tutti e due, a quanto li metti? Ma guardate, mi ha detto, io già che ti sto a fare 70 euro, praticamente, te li sto regalando, quindi, insomma, ci ho provato, non ci sono riuscito. Tra l'altro, vi faccio vedere un po' le condizioni generali. Questo qua è un PAL ITA, tenuto in condizioni buone, direi anche ottime. Mi sembra giusto, il disco era un po' rigato. Tra l'altro, una delle mie grandi mancanze, cioè non l'ho mai giocato, ne ho sempre sentito parlare, ho visto alcuni video di gameplay, ma sarà che da piccolo, vabbè, il golf non mi attirava minimamente, i soldi erano quelli che erano, quindi uno badava sempre bene alle proprie spese e soprattutto ti potevi comprare un gioco ogni morte di papa. Non è mai stata una mia priorità Mario Golf, quindi adesso che l'ho recuperato va benissimo. Tra l'altro
Qui abbiamo anche un flyer che presenta la linea dei Player Choice, ovvero i giochi che venivano rivenduti in linea economica, che in Europa erano caratterizzati da questo bordo argentato, che ho sempre trovato essere un vero e proprio pugno nell'occhio, però insomma venivano venduti a 30 euro, quindi alla metà del prezzo, quindi tanta roba. Non so se questo era un inserto originale che c'era all'interno di Mario Golf, però insomma sempre qualcosa in più. Tra l'altro qui abbiamo una lineup di tutto rispetto, dove svetta anche il Twin Snakes, tanta tanta roba bella. Qui hanno fatto l'angolo spionaggio, Metal Gear Solid 007 Mission Impossible. Poi abbiamo bellissimo infiltrato tra le esclusive un Beyond Good and Evil, insomma vabbè, la lineup del GameCube la conosciamo tutti molto bene. Poi abbiamo anche il foglietto illustrativo con varie avvertenze, e per finire il manuale di istruzioni in italiano, cicciottissimo, bello gonfio come al solito, stracolorato, pieno di informazioni. Quanto mi mancano queste cose, lo ripeto ogni volta, ma questo per me è proprio parte integrante dell'esperienza, anzi è metà del gioco, era leggere queste cose, vedere questi render assurdi fatti malissimo, però magari per l'epoca colpiva in un altro modo. Qui attenzione, vediamo che Wario mette la mazza al collo di Waluigi, c'è una scena di tensione che si risolverà probabilmente in una zuffa. Con questo Mario potrei giocarmelo. E poi abbiamo l'immancabile carrellata con la presentazione dei personaggi, che se non sbaglio dovrebbero essere una sedicina. E veniva anche ovviamente rilanciato l'episodio per Game Boy Advance, giustamente. Sono proprio tutti, c'è anche Struzzi. Bene, bene, bene. E quindi questo è Mario Golf Toadstool Tour, 20 euro. Magari si riesce a trovare anche così, insomma, a questo prezzo non è così impossibile da reperire, però comunque si tratta, secondo me, di un ottimo acchiappo. Sono felice di aggiungerlo finalmente in collezione, ma il vero acchiappo degli acchiappi è product number 03, PN03, a 50 leuri. Mamma mia, con questo godo proprio, ragazzi. Allora, non è un triangolo blu, ma perché il triangolo blu non esiste, ed è una copertina, un colore condiviso tra Spagna e Italia. Infatti abbiamo le scritte in italiano sul retro e anche in spagnolo, e viene riportato proprio sul retro della confezione che sostanzialmente il gioco è tutto localizzato in italiano, se non per il parlato che rimane in inglese. Quindi questa è la versione più italiana disponibile sul mercato. Tra l'altro, un titolo che ha una storia parecchio assurda dietro il suo sviluppo. Si tratta di uno di quei giochi con cui Capcom e Shinji Mikami volevano rivitalizzare un po' Capcom, ma soprattutto la lineup del GameCube, e questo doveva essere uno stylish action che puntava su una nuova IP, perché l'idea era quella di portare una ventata d'aria fresca proprio anche a livello di nomi coinvolti. E quindi i 5 giochi che erano stati presentati per GameCube e dovevano essere delle esclusive GameCube erano tutte quante delle nuove proprietà intellettuali. Con in mezzo però c'era anche Resident Evil 4, e questo doveva essere uno stylish action che strizzava un po' l'occhio al mondo di Devil May Cry, ad esempio, però distaccandosi proprio dall'etica e dall'estetica che c'è dietro quel titolo, dandogli un tocco più femminile, più minimal, anche molto più musicale. Purtroppo il gioco ne uscì fuori un po' come un pastrocchio, e si vedeva che era stato sviluppato un po' in fretta e in furia, c'era un buon concept dietro, però tante idee, ma tutte quante poco più che abbozzate. Diciamo che lo stile minimalista io l'ho sempre visto anche un po' come una scusa per giustificare la mancanza proprio di dettagli e di inventiva dietro questo progetto. Tra l'altro è lo stesso Mikami ad aver confermato la cosa. Tante delle suggestioni che hanno fatto da base a PN03 in realtà poi sono state riutilizzate in parte per Vanquish e in parte per Bayonetta. Ed effettivamente si possono capire benissimo quali sono stati gli elementi che sono finiti tanto in un progetto quanto nell'altro. Si tratta appunto di uno di quei titoli che è rimasto esclusiva, che però è stato un flop
all'epoca, e non è neanche tra i più gettonati nel mercato del collezionismo, ma proprio perché se ne trovano poche copie in giro, è questo il motivo per cui non è facile innanzitutto trovarlo proprio in assoluto, ma poi trovarlo nella versione italiana, e quando esce fuori la versione italiana costicchia parecchio. Questo non ce l'ho avuto mai in collezione, sono felice di averlo recuperato, anche perché il mito dei Capcom 5 ce l'ho sempre avuto e mi ha sempre lasciato stra incuriosito di scoprire per bene tutti quanti quelli che erano stati giochi che erano entrati a far parte di questo progetto a dir poco autodistruttivo e fallimentare. E niente, questo è stato forse il recupero più importante dei tre. E un altro titolo a cui sono affezionatissimo, e vi dirò, mi piace proprio fare questo tipo di recuperi dove giro per ore, mi interrogo, ci rifletto, penso bene, valuto qual è il budget, cerco di spendere il meno possibile e alla fine giungo a un buon compromesso. E niente, questo qua mi è sembrato il compromesso migliore in assoluto. Magari appunto PN03 non è il nome che salta subito alla mente quando si pensa GameCube, però è uno di quei nomi che io ho sempre tenuto d'occhio dalla distanza, ma che aspettavo prima o poi di aggiungere in collezione, e finalmente l'ho fatto. E questo però c'era tutto per oggi. Io, come al solito, vi ringrazio enormemente per assecondarmi in questa follia, per guardarvi questi video dove vi racconto come butto i soldi e per condividere con me questa passione. Per me è una cosa veramente assurda. Grazie mille a Odoji Retro Games per sponsorizzare il video, grazie mille a Shigeru Cacioppo per i regali e soprattutto per essermi stata accanto durante il Toissimi. E io niente, vi do appuntamento al prossimo video, che molto probabilmente sarà un Porocast. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto spendete duro. Io sono il Poro Famicom, Michele03. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... La Shigeru Cacioppo Entertainment SRL, nella figura di Shigeru Cacioppo, si dissocia profondamente da questi acquisti. Ti arriverà ben presto una lettera dal mio avvocato.